Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il Tibman Omega, l'HPA per tutti. Let's go! Come sapete, Tibman è famosa per aver cicciato fuori dei fucili HPA veramente coi controcoglioni. Oggi però parliamo di un sistema un pochino diverso. Infatti il sistema che monta questo Tibman Omega è un HPA elettropneumatico. Che cosa significa? Beh, che non funziona puramente e solamente con un sistema HPA, quindi con bombola d'aria, ma ha incorporato una batteria da 9 volt qui nell'impugnatura che vi servirà per quello che vi spiego adesso. Questa batteria da 9 volt andrà ad alimentare la centralina posta direttamente sopra il grilletto, che ci permetterà di andare a impostare diversi tipi di raffica, ma dopo vi farò vedere in particolare come, quanto e perché. Da qui ci ricolleghiamo direttamente allo scatto. Il grilletto infatti è estremamente sensibile e basterà pochissima pressione per andare a sparare. Questo ci restituirà in raffica un'alta reattività. In singolo invece, oltre ovviamente a un'alta reattività, anche un'alta velocità di fuoco. Tutto questo è possibile perché non saremo più noi che ci dovremo adattare alla velocità degli ingranaggi del fucile, ma è il fucile che si adatterà direttamente alla velocità del nostro ditino. Questo perché la forza necessaria per andare a sparare, quindi da portare sul grilletto, è veramente molto bassa, è paragonabile alla stessa resistenza che pongono i grilletti su un joystick. Come appunto nei videogiochi, la reattività di fuoco in singolo dipenderà esclusivamente da quanto saremo noi veloci a sgrillettare. La velocità e reattività estreme che questo fucile offre sono sicuramente il risultato del processo di sparo. Infatti gli unici due componenti che si andranno a muovere per permetterci di sparare saranno una piccola valvola di apertura e chiusura dell'aria e lo spingipallino. Differenza sostanziale invece con fucili elettrici che hanno all'interno un sacco di ingranaggi che devono lavorare tutti insieme alla perfezione e che si vanno a usurare sicuramente molto più facilmente perché soggetti a grossi sforzi. Abbiamo quindi un sistema più semplice, più affidabile, meno soggetto a sforzi, che ci permetterà quindi di fare una manutenzione più sporadica e di avere meno componenti interni che potranno essere soggetti a rotture. Non aver bisogno di un regolatore dell'aria esterno, perché è già presente all'interno del fucile, è un grosso vantaggio sia per l'utilizzo che per il portafoglio. Come lo è sicuramente non aver bisogno di una linea d'aria, in quanto non dover portarsi in uno zainetto, in una tasca o dove cacchio volete una bombola che vi faccia il giro dietro, ma avere direttamente attaccata al fucile, è un grosso vantaggio. Questo perché durante il vostro gioco non avrete quegli impedimenti, anche se devo dire che sono minimi, di una linea d'aria che vi attraversa il tattico, di una bombola incastrata da qualche parte che vi sballonzola in giro. So già che mi state per chiedere quanto durerà la bombola, prima però vi devo parlare della raffica e di come si va a impostare su questo fucile la raffica, quindi avvicinatevi. Settare la raffica del fucile è veramente molto semplice. Ci basterà premere il grilletto, controllate che sia ovviamente in safe, quindi in sicura. Sposteremo il selettore di fuoco su automatico e aspetteremo che la centralina interna lampeggi. Una volta che avrà lampeggiato, ci basterà andare a premere il grilletto e, come potete vedere, cambieranno i colori. Ok? Ci sono tre colori diversi: verde, arancione e rosso. A seconda del colore che andrete ad impostare avrete un ratio di pallini al secondo diverso. Più in particolare con il colore verde sparerete 15 pallini al secondo, con l'arancione 20, col rosso 25. È la mia felpa, ma possiamo sapere da qua 13 che cosa? Ti rendi conto che ci sono altre felpe lì? Due. Non è vero, stoppami la registrazione. Ecco dove è. Muovendoci invece adesso sulla durata della bombola, come vi ho detto questa è una delle bombole più piccole che c'è in commercio e ovviamente la sua durata dipende dalla raffica che voi andrete a settare sul vostro fucile. Parlando di numeri, con impostata la raffica da 25 colpi al secondo, quindi lucina rossa, mi raccomando, avrete un'autonomia all'incirca di 1000 colpi. Con luce arancione, quindi 20 colpi al secondo, potrete spararne all'incirca 1500, mentre con luce verde, quindi 15 colpi al secondo, avrete un'autonomia all'incirca di 2000 colpi. Nonostante i consumi ridotti di questo fucile, 4 volte in meno di un Tibman Carabine, è possibile, con una spesa anche abbastanza ridotta, un cinquantello più o meno, prendervi un'altra bombola che potete andare a sostituire in maniera semplice e veloce in campo. Cinquantello, così. Avrete 12 ore di autonomia, in modo tale da non rimanere mai a piedi e avere sempre un fucile performante e scappellante. Passiamo adesso ai componenti esterni del fucile. Prima tra tutto, che mi è piaciuta veramente tanto, sono le tacche di mira. Le tacche di mira sono veramente ben realizzate, ragazzi. Hanno da macro. Con quale slide?
L'intero corpo del fucile è fatto in alluminio aeronautico, mentre l'impugnatura e il calcio sono in ABS rinforzati. Molto carino anche il calcio, che come potete vedere è telescopico con il vano bombola all'interno, in modo tale che possiate andarlo a regolare, perché non è fisso ovviamente. Potete andare infatti ad allungarlo o accorciarlo a seconda delle vostre esigenze. La lunghezza del fucile è di 765 mm con calcio chiuso, mentre è di 820 mm con calcio aperto. Dio, cosa c'è? La canna interna è da 270 mm, la velocità alla volata è compresa tra gli 0 e i 2 joule, regolabile ovviamente a seconda del peso del pallino e della situazione in cui vi trovate. Le modalità di fuoco sono sempre sicura, semi-automatico e automatico, con ROF selezionabile e impostabile. Il RIS è un M-Lock originale, sempre in alluminio ragazzi, molto molto ben fatto, ma soprattutto leggero. Lo sportello dell'otturatore ovviamente è funzionante. Anche il dust cover ovviamente funzionante, vi permette di andare a regolare l'OPAP a seconda delle vostre esigenze. T-OPAP, OPAP e canna sono standard da fucile elettrico serie M4, quindi non vi dovete andare a preoccupare per eventuali ricambi o modifiche da fare all'interno del fucile, in quanto trovate tutto e anche a prezzi ragionevoli. Sul fucile ci sono anche tutti i loghi Tippmann, veramente belli e di qualità ottima devo dire, soprattutto apprezzabili il Tippmann Tactical Fort Wayne IN. Che vuol dire IN? Cosa hai detto? Ovviamente il fucile in scatola è provvisto anche di caricatore, sempre della Tippmann, molto molto figo, in polimero rinforzato da 120 colpi mid cap. Veramente veramente molto bello. Prima delle conclusioni finali vi aggiungo due cose. La prima è che ovviamente, essendo un fucile elettropneumatico, sarà necessario porre una batteria da 9 volt nell'impugnatura per far funzionare tutti i componenti elettrici che ci sono giusto sopra il grilletto. L'altra cosa molto importante da dire è che noi 6 mm siamo uno dei pochissimi negozi in tutta Europa che vi fornisce il fucile già pronto per andare a giocare, includendo quindi sia la bombola, che non è inclusa insieme al fucile, che la centralina per la raffica già impostata e settata. Passiamo adesso alle conclusioni finali. Oggi abbiamo un ospite speciale, è un membro della nostra squadra Parabellum, che ha comprato questo fucile, ci ha giocato quest'ultimo weekend, sì, e vuole condividere con voi un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa bellezza. Lascio la parola a lui. Come ti sei trovato a giocare con questo fucile? Questo fucile è davvero uno tra i migliori fucili che abbia mai provato. E il grilletto reattivo, la sua leggerezza mi ha permesso di ottenere tango con facilità e avanzare nel campo senza nessun problema. Impostare il ROF invece come ti sei trovato, come l'hai trovato? È davvero una cosa molto semplice che credo chiunque con un minimo di spiegazione può tranquillamente arrivare a fare, dici? Okay. Senza nessun tipo di problema. Ok. Invece dal punto di vista di durata della bombola come ti sei trovato? Io ho sparato circa 1500 pallini con una sola bombola di quelle che vedete qui. Ok, quindi anche da quel punto di vista lì dura e ci si riesce a giocare senza problemi. La durabilità non è un problema e le bombole sono intercambiabili in pochi secondi. Sei riuscito a cambiarle in campo senza intoppi? Sì, assolutamente. Ok. Mentre per quanto riguarda la ripartizione e il bilanciamento dei pesi sul fucile? Allora, appena uscito dalla scatola non è come un tradizionale fucile elettrico a cui tutti siamo abituati, ma il peso è leggermente maggiore nella parte posteriore dell'arma, nel calcio. Ok, perché c'è la bombola, giustamente. Sì, esatto. Che va poi a bilanciarsi aggiungendo qualche accessorio nella parte anteriore dell'arma, come calcio, mirino, una torcia o melibase. Ok, quindi si può poi andare a bilanciare, a rendere il fucile equilibrato, mettendo quei soliti accessori che mettiamo normalmente sul fucile. Certamente, senza okay. problemi. Prima utilizzavi un fucile elettrico, giusto? Sì, esatto. Ok, come ti sei trovato a fare questo cambio, no? Passando da elettrico ad HPA? È stato un cambio molto netto e radicale, mm-hmm. perché sono passato da batteria a bombola. Giustamente. E sono due cose totalmente diverse che hanno bisogno di attenzioni diverse. Ok. C'è una caratteristica in particolare che ti fa dire non tornerei all'elettrico? Sì, una caratteristica in particolare è il grilletto. La sua reattività non può essere assolutamente comparata con quella dei fucili elettrici. Neanche con delle modifiche? No, assolutamente no. Ok. Va bene, io ti ringrazio per essere passato e ci vediamo comunque in campo. No, il fucile me lo lasci lì. Matti, no. metti giù, ce ne hai già uno, fai a modo. Fai a modo, giù il fucile. Grazie mille. Va bene ragazzi, passiamo alle conclusioni finali. Come vi ha detto Ron, questo è un fucile estremamente pratico, estremamente funzionale, reattivo e che non vi lascerà mai a piedi. La possibilità di avere un fucile HPA già pronto per andare a giocare è un grandissimo vantaggio, in quanto normalmente, come già vi ho detto, avreste un tot di impedimenti e un tot di modifiche da fare prima di poterlo utilizzare a tutti gli effetti. Avere la bombola direttamente attaccata al calcio, senza quindi avere una linea d'aria che vi attraversa il tattico, è un altro grandissimo vantaggio che vi rende il
fucile quindi pratico e semplice da utilizzare. Senza parlare poi del fatto che è un fucile HPA dal prezzo estremamente contenuto, in quanto includiamo noi del 6 mm già tutte le cose che altrimenti vi dovreste comprare voi in separata sede. È un fucile leggero, ergonomico, facile da utilizzare, che mantiene e ha tutti i vantaggi di un HPA. Avrete quindi un sistema simil Polastar che avrà però dei costi e delle dimensioni molto più contenute. Perfetto tra l'altro per chi vuole lanciarsi nell'HPA o per chi è stufo di avere il solito sistema elettrico AEG e vuole provare qualcosa di nuovo. L'unica cosa che potreste veramente andare a cambiare, che potrebbe non gustarvi, è il gomino pappa all'interno, che è un pochino troppo duro, che a noi effettivamente non importa perché rimanendo sempre sotto il jowl possiamo usarne uno più morbido e quindi possiamo andare a sostituirlo all'interno del fucile per avere davvero una performance perfetta in tutti i sensi. Va bene ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questo fucile ed è stato tanto, lo so. C'era molto da dire, spero di non avervi annoiato. Se volete venire a provare il fucile in negozio, noi siamo qui ad aspettarvi a braccia aperte, soprattutto Matte. È vero? Sì. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Stay angry. Un po' da male, giusto un po'.